la New Age interpreta spesso il suo nuovo orientamento come un cambiamento di paradigma. Questa espressione è stata introdotta da Thomas Kuhn, filosofo americano della storia delle scienze. Un paradigma è un modello operativo, cioè a dire un insieme di rappresentazioni generali, di presupposti e principi metodologici la cui applicazione permette, durante un certo periodo, di realizzare dei progressi nella conoscenza scientifica dei fenomeni. Quando la ricerca è arrivata ad un nuovo e superiore stadio, il paradigma è valido sino a che non incontra enigmi ai quali non era preparata. Ecco allora che il processo di creazione di un paradigma più adeguato prenderà vita, conducendo ad uno stadio ancora più elevato nell'avanzamento della conoscenza scientifica. La teoria di Kuhn si applicava in primo luogo alla ricerca scientifica, ma è evidente che questa è solidale con i dati non scientifici della civiltà. Un cambiamento di paradigma, implicante la modifica delle rappresentazioni generali che strutturano l'impegno scientifico, comporta anche una trasformazione dei valori dell'uomo in tutti i campi dell'esistenza. Valori che determinano il suo modo di porsi in merito alle scelte morali e spirituali che l'esistenza gli pone di fronte tutti i giorni, con le sue gioie, conflitti e sofferenze. L'attuale civiltà moderna, purtroppo, è costruita su un paradigma materialista e meccanicista in cui sono sempre, e in tutti i campi, i valori materiali che dominano. La ricerca scientifica è assoggettata a questo paradigma materialista e meccanicista, e se ciò è vero soprattutto per le scienze naturali che si occupano della materia e dei fenomeni apparentemente materiali, lo è anche per le scienze umane, poiché i rappresentanti di queste ultime, etnologi, sociologi, psicologi, vogliono salvaguardare la propria rispettabilità scientifica riducendo i fenomeni umani a fattori quantificabili e misurabili, cioè assimilabili ad elementi materiali. Il paradigma materialista si estende a tutte le attività umane, tutto è sempre valutato in valori reali, cioè riducibili a cifre, e se possibile, in unità pure e semplici. È il prodotto nazionale lordo che determina il benessere degli abitanti di un paese, ed è il reddito personale a decidere degli individui. L'opera d'arte, la creazione letteraria è una proprietà che equivale ad una certa somma. Lo spirito stesso è apprezzato in relazione al quoziente intellettivo di una persona, è quindi misurato e ridotto in cifre, come la temperatura dell'acqua in un sistema di riscaldamento. Le statistiche, i sondaggi d'opinione valutati in percentuali, analizzano la vita sociale, politica e culturale. Il paradigma materialista non tollera alcuna eccezione alle proprie rivendicazioni totalitarie, controlla interamente l'esistenza. La nuova era proclama l'avvento di un paradigma diverso, che minerà la tirannia del materialismo meccanicista. Le rappresentazioni generali si baseranno sul primato dello spirito sulla materia. Sarà rifiutata l'idea che tutto debba essere misurabile e riducibile in cifre. Lo spirito potrà prendere il volo liberamente. Non si cercherà di ridurre linearmente ed in maniera semplicistica tutti i fenomeni a presunte cause materiali. Non sarà più il calcolo a regolare i rapporti tra gli umani, bensì l'amore, la tenera unione di cuori, l'amicizia calorosa disinteressata. L'ambizione sfrenata degli arrampicatori sociali e la brama di valori materiali sarà frenata. L'uomo sarà giudicato secondo le proprie qualità morali e spirituali. Il movimento New Age è una cospirazione dolce contro la violenza del paradigma meccanicista. Secondo l'evoluzione generale, la ricerca scientifica terrà conto del primato dello spirito, coscienza in ogni cosa. Nelle scienze fisiche e biologiche, il New Age ha già avuto qualche adepto in alcuni ricercatori in vista che hanno risolutamente abbandonato l'obsoleto modello materialista. Nelle scienze umane, l'adozione di un nuovo paradigma si fa attendere di più. I loro rappresentanti esitano in effetti a far intervenire la coscienza libera come fattore indipendente della vita sociale, essendo impossibile ridurre tale coscienza a cause calcolabili. Sono sicuramente molti quelli che si sentono bloccati nel proprio lavoro a causa di un sistema irto di difficoltà, che minaccia di rendere sterili le ricerche. Nonostante ciò, per loro è difficile rinunciare ai criteri comunemente conosciuti come scientifici. Sebbene le autorità ufficiali respingano in genere l'idea di un cambiamento di paradigma, questa guadagna comunque terreno nell'umana società, dietro lo stimolo profuso con modi e mezzi di comunicazione diversi da persone altamente consapevoli. Thank you.
meccanica quantistica consente.